Studio dell'economia dell'impresa, il nostro obiettivo sarà quello di determinare la curva di offerta dell'impresa che già vi abbiamo presentato negli esercizi, cioè la relazione che lega quantità prodotte dall'impresa e prezzi. La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo appunto introdurre la tecnologia. Ovviamente la tecnologia ha un significato economico diverso da quello ingegneristico. Noi non siamo evidentemente interessati ad approfondire come si fanno le cose, no? Dal punto di vista tecnologico. Ma per noi la tecnologia sarà una black box, cioè una scatola nera. Saranno gli ingegneri, cioè sempre voi, che ci dovranno dire come funzionano le cose. Quindi in questo caso avete una duplice valenza, sarete voi a dire come funzionano le cose, e dal punto di vista economico quello che ci interessa è, tenendo conto appunto della tecnologia, qual è la funzione di trasformazione tra input e output. Gli input sono i fattori produttivi, abbiamo già detto nella prima lezione, non ci ritorno, la divisione tra risorse umane, capitale, materie prime. E l'output sono i beni che l'impresa decide di produrre. La relazione tra input e output si chiamerà funzione di produzione. Vediamo di definirla, la funzione di produzione. Come al solito ci aiutiamo con la rappresentazione grafica, quindi partiamo dal caso più semplice: un unico bene, un unico output Y e un unico input X. Quindi supponiamo che la nostra tecnologia in questo caso serva a trasformare questi input in quest'output. L'insieme di tutte le possibili combinazioni tra input e output ottenibili, tenendo conto della tecnologia, ossia di quelli che chiamiamo vincoli tecnologici, si chiama insieme di produzione. Quindi l'insieme di produzione lo definiremo come l'insieme di tutte le possibili combinazioni tra input e output ottenibili tenendo conto dei vincoli tecnologici. Come lo rappresenteremo questo insieme di produzione nel nostro piano? Beh, sarà un insieme di punti, come al solito nel caso in cui siamo nel discreto, cioè nel caso in cui le quantità sono esprimibili nel discreto, oppure sarà un'area nel caso in cui siamo nel continuo, cioè nel caso in cui le quantità input e output sono continue. Guardiamo prima il caso discreto. Supponiamo che per una certa quantità x uguale 3 di input sia ottenibile una quantità di output massima y uguale, che ne so, 5. Quindi il punto 3, 5 sarà un punto che farà parte dell'insieme di produzione. Attenzione, evidentemente se con questa quantità di input è ottenibile quella quantità di output, sicuramente sarà anche ottenibile una quantità di output minore, ad esempio y uguale a 4. No, basta sfruttare non al meglio il nostro fattore produttivo, il nostro input. Supponiamo che il nostro input sia il lavoro, basta non sfruttare al meglio questo fattore produttivo e se siamo capaci di ottenere una quantità pari a 5 saremo anche capaci di ottenere una quantità pari a 4, così come una quantità pari a 3, così come una quantità pari a 2, così come una quantità pari a 1 e perché no, così come anche una quantità pari a 0 e così via. È evidente che quindi il nostro insieme di produzione, che nel continuo sarà rappresentato da una serie di punti, avrà una frontiera che sarà fatto nel discreto da una spezzata che più o meno avrà una forma di questo genere. Questa spezzata unirà i punti
che sono rappresentativi di punti dell'insieme di produzione particolari, cioè i punti che ad ogni quantità di input associano la massima quantità di output ottenibile. I punti che a ogni quantità di input associano la massima quantità di output ottenibile. Questi punti sono proprio i punti che rappresentano la nostra funzione di produzione. Quindi la funzione di produzione rappresenta la funzione che associa ad ogni combinazione di input la massima quantità di output ottenibile da quella combinazione di input. La funzione di produzione è la funzione che associa ad ogni combinazione di input la massima quantità di output ottenibile da quella combinazione di input. Nel caso bidimensionale, la funzione di produzione è rappresentata da una curva che è la frontiera dell'insieme di produzione. Nel discreto questa curva sarà una spezzata, evidentemente sarà un insieme di punti. Nel continuo invece avremo una curva di questo genere, y uguale f di x, un input, un output. Ovviamente gli input possono essere più di uno. Se gli input sono due, avremo una funzione di produzione z uguale f di y, che avrà lo stesso significato, cioè rappresenta per ogni combinazione di input xy la massima quantità di output z ottenibile, e geometricamente sempre rappresenterà la frontiera dell'insieme di produzione. Quello che cambierà è che l'insieme di produzione sarà un volume e la frontiera sarà una superficie. Se aumentano gli input, la funzione di produzione si definisce esattamente allo stesso modo, si perde naturalmente la possibilità di rappresentarla geometricamente. Ovviamente possono esserci più di un output e il discorso non cambia. Avremo una funzione di produzione per un primo output y1 che sarà uguale a una y1 di x1, x2, x con n e così via fino alla funzione di produzione dell'output n-esimo y con n che sarà funzione di x con 1, x con 2, x con m. Bene. Ritorniamo un attimo al caso bidimensionale, cioè al caso z uguale y di f di xy. Abbiamo detto che rappresentarla geometricamente significherebbe rappresentare in un grafico a tre assi, l'insieme di produzione sarà un volume e la funzione di produzione sarà una superficie. Come al solito non è semplice questo tipo di rappresentazione, quindi preferiamo rappresentare anche in questo caso nel piano la funzione di produzione, come introducendo nelle curve di livello, così come si faceva con la funzione di utilità, se vi ricordate. Tenete conto che dal punto di vista geometrico vedrete che c'è una grande analogia tra la teoria del consumatore e la teoria delle imprese. Tutto quello che abbiamo rappresentato nella teoria del consumatore avrà un po' quasi tutta una rappresentazione analoga, con altri nomi evidentemente, della teoria delle imprese. Se vi ricordate, per esempio, gli isoquanti delle funzioni di utilità erano le curve di indifferenza. Le curve di livello delle funzioni di utilità erano le curve di indifferenza. Anche qui introduciamo le curve di livello della funzione di produzione che chiameremo isoquanti. Come si definiscono gli isoquanti? Un isoquanto è luogo dei punti che rappresenta combinazioni di input, luogo dei punti che rappresentano combinazione di input, luogo dei punti che rappresentano combinazioni di input delle quali si ottiene una quantità massima di output costante, delle quali si ottiene una quantità massima di output costante.
non dimentichiamo la parola massima, è sbagliato dire una quantità di output costante, perché non avrebbe senso evidentemente. Quello che è importante è ricordarsi che nella definizione va indicata una quantità massima di output costante. Quindi gli isoquanti sono combinazioni di input, cioè sono insieme di punti che rappresentano una combinazione di input che ci daranno una quantità massima di output costante. La forma degli isoquanti dipende dal tipo di tecnologia, cioè dal tipo di funzione di produzione. Facciamo subito due esempi, quelli di tecnologia in cui input devono essere utilizzati in proporzioni fisse e l'esempio di tecnologie in cui input sono sostituti. Vediamo il primo caso, una tecnologia in cui input devono essere utilizzati in proporzioni fisse. Supponiamo di avere due input x e y, supponiamo che i due input siano, esempio classico che si fa è lavoro capitale, quindi lavoratori e macchine. Fanno degli esempi banali tipo devo scavare buche, ho bisogno di lavoratori e pale, ogni lavoratore per lavorare ha bisogno di una pala. Evidentemente se ho due lavoratori e una sola pala il secondo lavoratore non fa nulla, così come se ho un lavoratore e due pale la seconda pala non serve a nulla. Si possono fare tanti esempi, evidentemente pensate a programmatori software e computer, insomma il concetto è questo. Quali saranno la forma degli isoquanti di input che vengono utilizzati in proporzioni fisse? Ecco, caso x lavoratori, y appunto pala. Se io ho un lavoratore e una pala, scavo una buca. Se io ho due lavoratori e una pala, scavo sempre una buca. Se io ho un lavoratore e due pale, scavo sempre una buca. E quindi ormai abbiamo preso un po' di dimestichezza con questo esempio, che evidentemente è un esempio concettuale, ma rende l'idea. La forma degli isoquanti sarà questa. E così via. L'equazione la conosciamo, y, cioè l'output, il numero di buche, sarà uguale al minimo tra x e y. Questa è l'equazione degli isoquanti. Questa sarà la funzione di produzione di una tecnologia i cui input devono essere utilizzati in proporzioni fisse. Per determinare l'equazione degli isoquanti basterà imporre uguale k. Al variare di k descriveremo tutti gli isoquanti di questa tecnologia, quindi qui avremo k uguale k1, k uguale k2 e così via dicendo. O in generale la funzione di produzione che ha questa equazione rappresenta la funzione di produzione caratterizzata da input, da fattori produttivi utilizzati in proporzioni fisse a b. Invece altro esempio, e continuando nell'esempio di capitale lavoro, che insomma è una esemplificazione ma rende l'idea, cioè di uomo macchina, supponiamo il caso in cui l'uomo e la macchina siano sostituti in rapporto di 1:1. Cioè abbiamo un caso in cui il lavoro di un uomo lo può fare una macchina, no? Automazione. E supponiamo che il rapporto tra uomo e macchina sia proprio 1:1. Come è fatto l'isoquanto in questo caso? Così,
cioè 4 macchine e 0 lavoratori fanno lo stesso lavoro di 4 lavoratori e 0 macchine, e così via dicendo. D'accordo? In questo caso l'equazione di questo isoquanto sarà y più x, chiedo scusa, qua c'è un refuso, ovviamente questo è z, non può essere y. Visto che ho chiamato y il secondo fattore produttivo, quello deve essere evidentemente z, d'accordo? L'equazione di questo caso, di questo isoquanto, sarà y più x uguale 4. D'accordo? E se vogliamo descrivere tutti gli isoquanti, avremo y più x uguale k. In generale, evidentemente, la funzione di produzione avrà l'equazione z uguale y più x. Naturalmente in questo caso questi due input sono sostituti in rapporto 1 a 1. Se sono sostituiti in rapporto AB vale tutto quello che abbiamo detto, sostituendo x con ax e y con by. D'accordo? Bene, abbiamo fatto questo primo esempio. Noi supponiamo che la tecnologia abbia due proprietà, che sia monotona, decrescente, e che sia convessa, quindi supponiamo che la tecnologia sia monotona e che sia convessa. Per capire che cosa significano queste due proprietà dobbiamo introdurre il prodotto marginale, il saggio marginale di sostituzione tecnica. Che cos'è il prodotto marginale? Il prodotto marginale di un fattore produttivo, supponiamo di avere in questo caso una funzione di produzione y, funzione di due input, x1 e x2, questa volta, il prodotto marginale di un fattore produttivo, ad esempio del fattore produttivo 1, x1, è il rapporto, che lo indichiamo con questo acronimo, prodotto marginale del fattore produttivo 1, o al contrario, se vogliamo utilizzare come al solito l'acronimo anglosassone, il prodotto marginale del fattore produttivo 1 è il rapporto tra l'incremento di produzione delta y che si ottiene incrementando l'input, in questo caso 1, una quantità delta x1 e mantenendo costanti tutti gli altri input, è delta x1 stesso. Quindi il prodotto marginale di un fattore produttivo, ad esempio il prodotto marginale del fattore produttivo 1, è il rapporto tra l'incremento di produzione che si ottiene incrementando il fattore produttivo 1 di una quantità delta x1, mantenendo costante la quantità di tutti gli altri input, è delta x1 stesso. Nel caso continuo, questo prodotto marginale possiamo determinarlo prendendo delta x1 infinitesimo, e quindi il prodotto marginale sarà uguale a dy su d.
parte x1. Cosa rappresenta quindi il prodotto di marginale di un fattore produttivo? Rappresenta l'incremento di produzione unitario di quel fattore produttivo, l'incremento di produzione a fronte di un incremento unitario di quel fattore produttivo. Rappresenta l'incremento di produzione a fronte di un incremento unitario di quel fattore produttivo. Che grandezza ci ricorda dell'economia del consumatore? L'utilità marginale. E definiamo anche il saggio marginale di sostituzione tecnica, SMST. Lo definiamo in questo modo. Lo definiamo come il rapporto tra gli incrementi di due fattori produttivi, il rapporto tra le variazioni di due fattori produttivi che si devono avere contemporaneamente per mantenere costante la produzione. Il rapporto tra le variazioni di due fattori produttivi che si devono avere contemporaneamente per mantenere costante la produzione. Nel continuo, dx2 su dx1. Se sono più di due fattori, evidentemente poi ci sarà la delta parziale. Allora qua ci mettiamo x1, qua ci mettiamo x2, prendiamo un bel isoquanto. Stiamo dicendo che passiamo da un certo punto, x1 star, x2 star, a un punto x1 più delta x1, x2 star più delta x2, in modo tale da mantenersi sullo stesso isoquanto. Il rapporto delta x2 diviso delta x1, cioè la pendenza alla secante passante per questi due punti, che diventa, quando gli incrementi sono infinitesimi, se stiamo nel continuo, la pendenza evidentemente della tangente all'isoquanto, lo chiamiamo saggio marginale di sostituzione tecnica. Bene, cosa potremmo scrivere? Vabbè, inutile dire che grandezza ci ricorda, il saggio marginale di sostituzione tecnica ci ricorda il saggio marginale di sostituzione. Possiamo andare a calcolare il differenziale di quella funzione di produzione lungo quella curva, o se volete possiamo andare a calcolare delta y da questo punto e questo punto, che per definizione deve essere uguale a zero, perché stiamo sullo stesso isoquanto, muovendoci prima lungo in una direzione e poi lungo l'altra, quindi uguale a delta y diviso delta x1 più delta y diviso delta x2 delta x2. Da questa relazione possiamo evidentemente scrivere che delta x2 diviso delta x1 uguale meno delta y diviso delta x1 diviso delta y delta x2, cioè uguale a meno produttività, prodotto marginale del fattore 1 diviso il prodotto marginale del fattore 2. Quindi il saggio marginale di sostituzione tecnica lo possiamo calcolare come uguale tra due input generici uguale al rapporto tra le produttività marginali col segno cambiato. E questo diventa evidentemente dy su dx1, dy su dx2 col segno meno se stiamo nel continuo. D'accordo? Allora, abbiamo introdotto che cosa? Di produzione, il prodotto marginale, il saggio marginale di sostituzione tecnica.
Adesso torniamo alle proprietà della tecnologia. Diciamo che la tecnologia è monotona e che la tecnologia è convessa. Che significa dire che la tecnologia è monotona? Ho detto sbagliando decrescente, ma non c'entra nulla di me. È monotona. Che assumiamo che a parità di tutti i fattori produttivi, aumentandone uno solo, l'output aumenterà o al più si manterrà costante. Quindi a parità di tutti i fattori produttivi, aumentando un solo fattore produttivo, l'output aumenterà o al più si manterrà costante. Cioè escludiamo il caso di tecnologie in cui aumentando un fattore produttivo l'output, a parità di tutti gli altri fattori produttivi, sia chiaro, diminuisce. Beh, certo, potremmo farci venire in mente degli esempi in cui questo accade, no? Anche degli esempi concreti, no? Siamo un'azienda, assumiamo lavoratori, produciamo di più, questo ci dice la teoria, sì, vabbè, però nella pratica bisogna andare a vedere che succede man mano che assumiamo i lavoratori. Se siamo sfortunati, assumiamo il centesimo lavoratore, che è un rompiscatole, e magari incomincia a far lavorare meno anche tutti quanti gli altri. Può capitare, d'accordo? Non è una battuta, è un esempio concreto, ci sono tanti casi di questo genere. Noi non trattiamo questo caso, evidentemente, d'accordo? Quindi trattiamo solo tecnologie delle quali vale la monotonicità della tecnologia stessa. Quindi la prima proprietà è questa. La seconda proprietà è la convessità della tecnologia. Assumiamo che gli isoguanti siano convessi, che abbiano questa forma. Che significa che gli isoguanti sono convessi? Che il saggio marginale di sostituzione tecnica è decrescente. Il saggio marginale di sostituzione tecnica è decrescente. La tangente, man mano che andiamo avanti, tende a diventare più orizzontale. Vediamo se ci convince questa seconda proprietà. È un po' come il discorso dell'utilità. Prendiamo due punti sullo stesso isoquanto, questo primo punto e questo secondo punto, e incrementiamo in entrambi i casi la quantità dell'input 1 di un ammontare unitario di delta x1 uguale a 1. Quindi in questo primo caso passiamo da questo punto a questo punto con delta x1 uguale a 1, stessa cosa in questo secondo caso, delta x1 uguale a 1. Per mantenere la produzione costante, avendo assunto la tecnologia monotona, se facciamo aumentare un input deve diminuire l'altro, non c'è dubbio. In questo caso delta x1 diminuirà di un ammontare delta x2, primo, delta primo x2, in questo caso invece di delta secondo x2. Stiamo dicendo che delta secondo x2 è minore di delta primo x2. Questo significa che la tecnologia è convessa. Ci convince questo fatto? Sì, ci convince, perché noi abbiamo due input andando in questa direzione. Nel rapporto relativo tra i due input, l'input 1 diventa via via più abbondante. Man mano che diventa via via più abbondante, diventa via via più raro l'input 2. E quindi noi, mantenendo costante la produzione, utilizziamo una quantità addizionale costante dell'input 1, però per compensare questa quantità addizionale dobbiamo cedere
una quantità via via decrescente dell'input 2, no? Questo è il lavoro, questo è il capitale, le macchine. Siamo in un processo produttivo non di beni perfetti sostituti, sia chiaro. Qui partiamo da 10 lavoratori e qui partiamo da 20 lavoratori. Qui prendiamo l'undicesimo lavoratore e qui prendiamo il ventunesimo lavoratore. D'accordo? A fronte di questo undicesimo lavoratore, naturalmente qui possiamo cedere, tra virgolette, un po' di macchine e quindi passiamo da una situazione in cui ci sono 10 macchine a una situazione magari in cui ci sono 8 macchine. Ripeto, siamo in un caso in cui i due input non sono input sostituti, altrimenti questo esempio non varrebbe. Quindi qui, in cambio del lavoratore addizionale, possiamo cedere due macchine mantenendo costante la produzione. Beh, qui non può essere la stessa cosa. Prendiamo il ventunesimo lavoratore, magari possiamo cedere macchine, ore macchina se volete. L'esempio con macchine rende un po' male l'idea, però ovviamente passeremo solamente da 4 macchine a 3 macchine. Perché in questo caso il lavoratore addizionale è meno prezioso rispetto a questo caso qui. Allora, con queste due proprietà, i nostri isoquanti hanno la forma di essere convessi, ma non solo, man mano che andiamo in questa direzione evidentemente otterremo valori della produzione più elevati. Quindi qui ci sarà un valore della produzione y uguale y con 1, y uguale y con 2, y uguale y con 3, ma essendo la tecnologia monotona, cioè fissando il valore di un input, per esempio di x1, aumentando l'altro input x2, dobbiamo aumentare il valore della produzione, quindi basta disegnare una retta verticale per verificare che il valore della produzione associato al terzo isoquanto, quello più elevato, è maggiore del valore della produzione associato al secondo e del valore della produzione associato al primo. Altra proprietà della tecnologia molto importante, i rendimenti di scala. Diremmo che una tecnologia è caratterizzata da rendimenti di scala costanti. Diremmo che una tecnologia è caratterizzata da rendimenti di scala costanti se, aumentando tutti gli input di una stessa percentuale, se aumentando tutti gli input di una stessa percentuale t, l'output aumenta anch'esso di t. Diremmo che una tecnologia ha rendimenti di scala costanti se, aumentando tutti gli input di una stessa percentuale t, l'output aumenta della percentuale stessa t. Cioè, una tecnologia sarà a rendimenti costanti se raddoppiando gli input raddoppia l'output, triplicando gli input triplica l'output. In formule, y uguale f di x1 di x2, diremmo che la tecnologia ha rendimenti di scala costanti se si verifica che f di tx2, aumentando tutti gli input della percentuale t, ottengo un output che è f di x1 di x2 che sarà uguale a t volte l'output che ottenevo con la quantità di base degli input considerati, quindi a t f di x1 x2. Diremmo invece che una tecnologia ha rendimenti di scala crescenti se, aumentando tutti gli input di una percentuale t, l'output aumenta di una percentuale maggiore di t. Diremmo che una tecnologia ha rendimenti di scala crescenti se, aumentando tutti gli input di
di una percentuale T, l'output aumenta di una percentuale maggiore di T, cioè se F di T x1, T x2 è maggiore di T volte F di x1, x2. Eventi di scala crescenti. Diremmo che una tecnologia ha rendimenti di scala decrescenti se aumentando tutti gli input di una percentuale T, l'output invece aumenta di una percentuale minore di T. Decrescente. Cioè cosa stiamo dicendo? Che la tecnologia ha rendimenti di scala crescenti se io raddoppio gli input, triplico l'output, ad esempio. Ha rendimenti di scala decrescenti se succede la cosa opposta. Io triplico gli input, raddoppio l'output, sempre ad esempio. Molto importante capire se una tecnologia ha rendimenti di scala costanti, crescenti o decrescenti. Perché? E senza anticipare quello che diremo tra poco, attenzione, è evidente che più utilizzo input, più spendo, più ho un costo elevato per produrre una certa quantità di beni. Se una tecnologia ha rendimenti di scala costanti, io raddoppio gli input, raddoppio l'output. Quindi raddoppio l'output, raddoppio gli input, raddoppio i costi. Cosa molto diversa se ho rendimenti di scala costanti. Perché io raddoppio gli input, raddoppio i costi, ma triplico l'output. Quindi raddoppiando i costi, triplico l'output. Decrescenti invece io triplico i costi ma raddoppio solamente l'output e quindi ovviamente farò delle considerazioni molto diverse nei tre casi. Se capirete, intuirete, lo dimostreremo, e beh, è abbastanza intuibile che se io ho rendimenti di scala costanti evidentemente qualsiasi cosa produco ho di fatto gli stessi risultati in termini di utili. Non è la stessa cosa rendimenti di scala crescenti, mi conviene produrre il più possibile. Rendimenti decrescenti invece mi conviene produrre in piccola scala di produzione. La stessa funzione di produzione può avere rendimenti di scala crescenti, decrescenti e costanti in diversi intervalli di esistenza della funzione stessa. Anzi, normalmente succede proprio così. Io inizio a produrre, sono un'impresa, inizio a produrre partendo da zero, incomincio a prendere primo lavoratore e ho un certo valore della produzione. Prendo il secondo lavoratore, probabilmente riesco a ottenere un valore della produzione più del doppio. Ovviamente è un esempio, non bisogna entrare nel merito, non è detto che sia sempre così. Così come se raddoppio i lavoratori, riesco a ottenere raddoppi della produzione, incrementi della produzione sempre più del doppio. Ovviamente non potrò andare all'infinito questo ratio di crescita, prima o poi calerò come rapporto tra incremento di input e incremento di output, perché beh, cominciano a nascere dei problemi, no? Man mano che cresce il numero di lavoratori incomincerò a prendere non solo lavoratori che saranno direttamente impegnati nel processo produttivo, incomincerò a pigliare chi gestisce il personale, chi dirige gli altri e così via dicendo. Prima o poi arriverò a un intervallo che sarà tale per cui incremento il numero di lavoratori e otterrò lo stesso incremento percentuale di produzione. Man mano che andrò avanti peggiorerò ancora. Incremento il numero di lavoratori, la produzione sì mi aumenta, ma insomma se io passo da 200 a 400 lavoratori sarà ben difficile che riesco a ottenere il raddoppio della produzione, perché di nel passaggio da 200 a 400 avrò assunto n dirigenti, n quadri e così via dicendo. Quindi avrò di solito prima rendimenti di scala crescenti, poi costanti e poi decrescenti. E concludo presentandovi una funzione di produzione particolare che utilizzeremo spesso negli esercizi perché ha molte proprietà, la funzione di produzione di Cobb-Douglas, che ha questa forma. E poi evidentemente se ci sono più input x3 elevato a c e così via dicendo.
funzione di produzione di Cobb Douglas. Questa funzione di produzione ha la proprietà, che è molto semplice determinare quali sono i rendimenti di scala di questa produzione, guardando, di questa funzione, guardando semplicemente la somma degli esponenti. In particolare, noi vogliamo determinare come sono i rendimenti di scala di quella funzione di produzione. Cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a vedere qual è la relazione tra f di t su x2 e f di x su x2, cioè f di tx1 tx2 sarà uguale ad a t elevato ad a x1 elevato ad a t elevato a b x2 elevato a b, cioè sarà uguale a t a più b per f di x1 elevato ad a t a più b per x1 elevato ad a x2 elevato a b, cioè t a più b per f di x1 x2. Che significa quindi? Quando ci troveremo in questa condizione? Quando t a più b è uguale a t, cioè ci troveremo in questa condizione quando a più b è uguale a 1. Quando ci troveremo in questa condizione? Quando t a più b è maggiore di t, cioè quando a più b è maggiore di 1. Ci troveremo in quest'altra condizione quando t a più b è minore di t, cioè quando a più b è minore di 1. D'accordo? Quindi, per determinare i rendimenti di scala della funzione di Cobb-Douglas basta vedere la somma degli esponenti. Se la somma degli esponenti è uguale a 1, i rendimenti della funzione di produzione sono costanti. Se è maggiore di 1, la funzione di produzione avrà rendimenti di scala crescenti, se è minore di 1 avrà rendimenti di scala decrescenti. Ho fatto il caso di due input, vale qualsiasi sia il numero di input. Se la somma degli esponenti, di tutti gli esponenti, è uguale a 1, costante, crescente, decrescente. È molto utilizzata perché la funzione di Cobb-Douglas rappresenta molti processi produttivi reali. Va bene, se non ci sono domande ci vediamo.